Abbiamo giù la corrente. Buongiorno ragazzi, è finalmente venuto il momento di accendere il Commodore PET. Se vi ricordate, l'avevo acquistato su eBay da un venditore statunitense e quindi il Commodore PET mi è arrivato con una tensione di alimentazione di 110 volt 60 Hz. L'altra volta l'avevamo guardato, avevamo visto le caratteristiche tecniche, ma non eravamo riusciti ad accenderlo perché ancora non avevo trovato la soluzione di come dargli 110 volt a 60 Hz. Ho trovato su Amazon questo adattatore, che poi è un trasformatore. Adesso ve lo faccio vedere. È da 300 watt, quindi dovrebbe alimentare benissimo il Commodore PET CBM8032 che consuma poco più di 100 watt. Ha un ingresso qua posteriore a 220 volt. Adesso è settato 240, quindi mi posso aspettare che la tensione di uscita sia leggermente inferiore a 110 volt. E qui davanti ha due uscite, una 240 volt con spina inglese e una 110 volt con spina americana. Quindi devo inserire la spina del Commodore PET all'interno di questa presa per avere 110 volt. Ma prima di provare il Commodore PET con questo nuovo trasformatore che mi dà 110 volt, vorrei essere sicuro che in effetti mi dia 110 volt. E quindi proviamolo col tester. Colleghiamo l'ingresso d'alimentazione a 220 volt. E ora proviamo la tensione di uscita 110 volt in alternata. Accendiamo. Ecco, come mi aspettavo, la tensione è leggermente più bassa di 110 volt. Forse anche un vantaggio, e adesso vi spiego perché. Vediamo un po' di teoria. Occhiali da professore. E ci mettiamo con carta e penna. Detta in parole semplici, un trasformatore è formato da un avvolgimento primario, quello che colleghiamo al 220 volt o nel caso del mio PET al 110 volt 60 Hz, e uno o più avvolgimenti secondari. I due avvolgimenti sono collegati magneticamente tra di loro tramite il traferro. La prima equazione che vediamo è relativa alla tensione nominale dell'avvolgimento primario. In questo caso la tensione nominale dell'avvolgimento primario è 117 volt, lo leggiamo dalla targhetta posteriore del Commodore PET CBM8032. Questi tre fattori qui sono costanti perché N1 è il numero di spire dell'avvolgimento primario, non glielo tocca nessuno, il trasformatore quello è e rimane. S e B rappresentano la forma e il materiale del traferro e anche questi rimangono costanti perché nessuno ce li va a toccare. 4,44 è un numero e anche questo è costante. Quindi se V1 è uguale a 117 volt efficaci a 60 Hz, vediamo che abbassando a 50 Hz la frequenza si deve abbassare di conseguenza anche la tensione dell'avvolgimento primario, che passa quindi a 97,5 volt in alternata, sempre efficaci. Ecco, è come se ci trovassimo un trasformatore non da 117 volt, ma un trasformatore da poco meno di 100 volt e noi lo andiamo a alimentare con poco più di 100 volt. In qualche modo ci viene un pochino comodo il fatto che il trasformatore che ho comprato su Amazon mi dia in uscita una tensione di 105 volt al posto di 110 o 115, perché si avvicina un po' a quella che è la tensione nominale del nuovo trasformatore che siamo andati a creare portando da 60 Hz a 50 Hz la tensione di alimentazione. Possiamo anche fare un altro ragionamento: che cosa servirebbe per riportare questo trasformatore a 110 volt? Beh, invertiamo la formula. N1 uguale V1 fratto 4,44 per F per S per B. Abbiamo detto che questi sono costanti. Supponiamo di voler mantenere costante anche V1, a questo punto ci rendiamo conto che
dovremmo aumentare N1, perché se andiamo a ridurre da 60 a 50 la F che si trova a denominatore, quindi sotto la frazione, dovremo aumentare contestualmente del 20% anche il numero di spire dell'avvolgimento primario. Però questo ovviamente non lo possiamo fare. Tenendo più bassa la tensione di alimentazione del trasformatore, quindi da 117 ai famosi 105 volt che escono dal mio trasformatore, ovviamente si abbasserà anche un pochino la tensione al secondario del trasformatore, quindi V2. Perché il rapporto tra le spire N1 e N2 del primario e del secondario è costante, non andiamo a modificare il trasformatore. Quindi abbassando V1 si abbassa anche V2. V2 uguale N2 fratto N1 per V1. Quindi abbassando V1, se questo rimane costante, si abbassa anche V2. Quindi abbiamo due possibilità. Da un lato, tenendo la tensione un pochino più alta sull'avvolgimento primario, quando questo non è progettato per farlo, il trasformatore potrebbe scaldarsi un attimino. Dall'altro lato, abbassando la tensione all'avvolgimento primario, avremo anche un abbassamento della tensione all'avvolgimento secondario. Noi con il trasformatore che ho comprato su Amazon ci poniamo un pochino a metà tra queste due situazioni, quindi cerchiamo di minimizzare l'effetto termico sul trasformatore tenendo più bassa la tensione V1, ma cerchiamo di non abbassare troppo la V2, quindi la tensione del secondario o dei vari secondari del trasformatore, comunque tenendo un pochino più alta la tensione all'ingresso V1, insomma non mettendola proprio a 97,5 volt, ma un pochino più alta, come abbiamo visto, a 105 volt. Come può influire questa cosa sul Commodore PET? Andiamo ad analizzare lo schema elettrico dell'alimentatore del Commodore PET. Ah, a proposito, quanto è noiosa la teoria da 0 a 10? Fatemelo sapere nei commenti, che così, se non vi piace, la prossima volta non ve la faccio vedere. Allora, i secondari del trasformatore vanno ai punti raddrizzatori e vengono raddrizzati. In questo caso, dopo che viene raddrizzato, il segnale non ha più la frequenza né di 50 né di 60 Hz, ma teoricamente la frequenza di 0 Hz, visto che è una tensione continua. E va ai vari stabilizzatori di tensione, 7812, 7905, l'LM340-5, un altro ancora, che danno i 5 volt, i 12 volt, un altro 5 volt qui e un altro meno 5 volt qui. Da questo schema non vedo una criticità abbassando la frequenza da 60 a 50 Hz, perché da nessuna parte passa questa frequenza. Al limite, tenendo un pochino più bassa la tensione all'ingresso dei regolatori, è possibile che non regolino benissimo, però poi dopo questa cosa la andiamo a verificare con il tester. Quando alimento il Commodore PET andremo a verificare che le tensioni regolate siano effettivamente quelle corrette. C'è un'altra presa al secondario del trasformatore, che è quella che va al CRT. Qui entra la tensione di alimentazione in alternata. Vedete che c'è proprio scritto qui 50-60 Hz, il che vuol dire che non gli interessa niente, e in effetti è vero, perché viene raddrizzata e regolata da un altro regolatore di tensione in continua. Detto ciò, mi sento abbastanza fiducioso che il mio Commodore PET funzioni e parta nel momento in cui lo vado a alimentare con questo trasformatore a 50 Hz anziché 60 Hz. Apriamo il Commodore PET come abbiamo fatto l'altro giorno. Ci sono due viti sotto e si trovano nella parte anteriore, qui. Una vite si trova qui. E una vite dall'altro lato. Metto dietro uno scatolone che fa da supporto per il monitor. Peraltro questo scatolone ne dovremo fare un unboxing un altro giorno, perché contiene un ricambio per un altro computer che avevo lasciato un po' a metà come riparazione. Ecco qua, nostro Commodore PET aperto.
Ora posso fare tutti i collegamenti elettrici e poi, una volta acceso, andiamo a controllare che le tensioni di alimentazione, quelle già regolate, siano corrette. Collego il tester sui 5 volt, che è uno dei voltaggi più critici all'interno di un computer, quello che deve essere regolato meglio, perché se è troppo alto fa scoppiare tutti i circuiti integrati. Tester in continua. L'interruttore posteriore del nostro Commodore PET CBM8032 è già posizionato su ON. Manca solo da accendere questo trasformatore. Accendiamo! Non ce la faccio. A parte la scienza, qua mi sa che serve dell'altro. Mi faccio aiutare da Leo, dai. Accendi tu, Leo. Andiamo giù la corrente. Riproviamo dopo aver acceso la presa. Il rumore c'è, è partito! La tensione di alimentazione è corretta. E il monitor mostra delle scritte, fantastico! Allora, l'ho spento subito, giusto per dare il tempo ai condensatori di prendersi un po' di carica, eccetera, eccetera. Sapete che dopo tanto tempo che un computer rimane spento, i condensatori hanno necessità di un po' di tempo per rigenerarsi. Bene, gli amuleti hanno funzionato, non penso che sia stata tanto la teoria quanto più gli amuleti. Possiamo riaccendere il computer e provare le varie tensioni di alimentazione. Bene, Leo, puoi riaccendere, che così provo le varie tensioni di alimentazione. Buona. Buona. A 5 volt sembra buono. Ovunque. Il meno 5 è buono. Vediamo se troviamo in giro un più 12. Eccolo qua, è buono anche lui. Perfetto, possiamo chiuderlo e vedere che cosa riusciamo a farci. Spettacolare. Ecco, la prima cosa che noto, non so se si vede anche col video, è che la scritta Commodore Basic balla un pochino. Chissà se c'è qualcuno che magari ha il Commodore PET e mi sa dire che cosa può essere. È come se si spostasse a sinistra e a destra di un millimetro, una cosa del genere. Allora, il venditore mi aveva già avvertito che la tastiera è dura. Perché dura, non va neanche un tasto. Allora, voi vedete cambiare colore la scritta a video, ma in realtà è sempre dello stesso colore, deve essere soltanto un effetto della telecamera. Però rimane il fatto che la tastiera non va, cioè non va neanche un tasto. Speriamo che non sia qualche circuito integrato. Prendo lo schema elettrico, intanto spengo. Allora, mi sono scaricato il manuale tecnico del CBM8032. La tastiera viene gestita in maniera simile a quella del Commodore 64, quindi viene scansionata a righe e a colonne. E qui c'è questo circuito integrato, un MOS 6520, altrimenti detto PIA,
Ecco, speriamo che non sia la pia che si è rotta, ma che sia veramente quello che ha detto il venditore, cioè che la tastiera è particolarmente dura. Beh, io la considero durissima, cioè nel senso che non funziona nemmeno un tasto. Faccio una prova con un ponticello. Allora, questo qua è il connettore della tastiera. Accendo il computer e provo a simulare la pressione di qualche tasto unendo le righe con le colonne. Vediamo a monitor cosa è successo. Eh sì, qualcosa ha scritto. Quindi aveva proprio ragione il venditore, è la tastiera che è dura. La tastiera si trova qua sotto. E devo dire che probabilmente dovrò smontarla e vedere se c'è qualche gommino che non è più conduttivo. Già che ci siamo, direi di controllare la temperatura del trasformatore con un sofisticato termometro, il mio dito. No, è freddo, è molto freddo, quindi tranquillamente può supportare i 50 Hz. Bene, direi che per oggi abbiamo già fatto abbastanza. Possiamo chiudere il Commodore. Prossimamente dovrò smontare la tastiera e vedere che cosa c'ha che non fa pressione, ma su nessun tasto, è questo che mi stupisce. Nessun tasto della tastiera funziona. Quindi o si sono seccati tutti i gommini che premono sul circuito stampato, oppure c'è dell'ossido, ma questo soltanto il futuro ce lo dirà. Ah, se vi piacciono i miei video, lasciate un like che mi fa sempre piacere. Per essere avvisati quando pubblicherò altri video relativi a elettrocomputer e elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Amedeo Valoroso e anche da Leo.